A Campo di Zoro si è svolto un seminario sulle potenzialità e prospettive della produzione vivaistica sull'Appennino Pistoiese. Un argomento di grande interesse, soprattutto per noi che viviamo e amministriamo il territorio della montagna, un'occasione eccellente di riflessione non soltanto sul potenziale produttivo della foresta della montagna pistoiese, ma anche uno spunto interessante sull'opportunità di legare il mondo del vivaismo in senso lato al vivaismo strettamente forestale. Quindi il rapporto centro-periferia che anche attraverso questo tipo di produzione si consolida e apre prospettive di riflessione e di sviluppo per i prossimi anni. Nel seminario workshop di oggi, qui a Campo Tizzoro, siamo a parlare della produzione vivaistica forestale. La produzione vivaistica forestale da sempre è stata effettuata e ha dato luogo storicamente ai rimboschimenti che ci permettono adesso di ammirare le nostre pregiate e preziose foreste appenniniche, soprattutto e con particolare riferimento alle foreste regionali. Come stanno le foreste toscane? Ma le foreste in Toscana stanno bene. Bene per superficie, per quantità, perché stanno aumentando. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un incremento di quasi 45.000 ettari. Siamo la superficie più boscata in Italia, quindi abbiamo più del 55% di superficie forestale. Il problema è che non si gestiscono più e quindi le problematiche aumentano. Nell'azienda agricola La Foresta del Teso noi sostanzialmente facciamo coltivazione di frutti di bosco, piccoli frutti, mirtillo, lampone e more. Poi c'è, e questo è inerente all'argomento di oggi, un'area destinata a vivaio perché è comunque una vocazione della struttura stessa, è sempre stato un vivaio forestale, però tranquillamente potrebbe essere utilizzata per altri tipi di piante forestali che si adattano bene a quel contesto. E i vantaggi sono sicuramente un ambiente incontaminato dove non ci sono problemi di sostanze nocive anche per le piante, sia a uso alimentare che non. L'altro è una disponibilità idrica dovuta anche a un acquedotto storico che fornisce la struttura e quindi può essere molto adatto a un discorso anche di vivaismo forestale.